Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo con le buone notizie. Ieri abbiamo tenuto una conferenza stampa per annunciare l'arrivo di 826.000 euro dal PNRR per la costruzione del nuovo refettorio della scuola Gianni Rodari di Bergoro. Cosa vuol dire questo? Non vuol dire che da domani mattina faremo la posa della prima pietra e nel giro di pochi mesi avremo la costruzione del nuovo refettorio. È l'inizio di un percorso che ci porterà comunque in un breve periodo ad avere questa nuova struttura dove i bambini della scuola di Bergoro potranno mangiare, una struttura completamente finanziata dallo Stato. Sono giunte varie segnalazioni e devo dire la maggior parte sui social. Il mio invito è quello sempre di segnalare direttamente al comune tramite i contatti che trovate sul sito internet. Appunto, dicevo che sono giunte nuove segnalazioni riguardo la problematica della sicurezza stradale, della velocità di veicoli, del non rispetto di dischi orari, cose varie. Benissimo, abbiamo preso provvedimenti. Il corpo di polizia locale da queste settimane non è più di servizio per l'entrata e l'uscita degli alunni dalle scuole, quindi ha un po' più di tempo da dedicare alla sicurezza sulle strade. Quindi fate attenzione perché dalle prossime settimane ci saranno controlli mirati della velocità su alcune vie del paese e controlli del disco orario. Questo non è per fare cassetto, come qualcuno vorrebbe dire, o portare soldi nelle casse comunali. No, è semplicemente rispondere alle esigenze di alcuni cittadini, o meglio di molti cittadini, che hanno segnalato queste problematiche. Speriamo che tutto si risolva per il meglio. Gli eventi della settimana. Domani e domenica riparte, dopo 2 anni di stop, il giro in valle, lungo tutta la valle partendo da Fagnano fino a Marnate. La manifestazione è organizzata dalle Proloco della Vallelona. Sempre domani sera alle ore 21 presso l'Oratorio San Luigi di Bergoro lo spettacolo dei legnanesi dal titolo Ridere, manifestazione organizzata dall'Associazione Qualcosa per il Mondo. Ricordo che sono ancora disponibili in vendita dei biglietti. Domenica ore 17 nel cortile del Castello Visconteo, sede del municipio, l'opera lirica Suor Angelica. Martedì 21 è il solstizio d'estate e presso Calipolis dalle ore 5 salutiamo appunto l'arrivo di questa nuova stagione con le campane tibetane. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un inizio di settimana nuova e al prossimo video. Buona giornata a tutti!